Amici del Salotrasporto, ben ritrovati dal cuore Firenze, siamo a San Niccolò, dal nostro grande amico Romualdo e le sue follie, siamo a parlare di questa settimana, come abbiamo detto nell'anteprima del Salotto, che ci ha regalato sicuramente emozioni e anche spunti. Buonasera a Mario Tenerani, allora stasera siamo tanti, parto da Duccio Mazzoni, Led di Radio, ciao Duccio, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Alla mia destra Tommaso Borghini, capo redattore del Brivido Sportivo, ci ha portato un nuovo brivido, tra poco lo sfoglieremo. Certo, ciao Mario, buonasera a tutti. Poi abbiamo Andrea Giannattasio, Radio Bruno e Firenze Viola. Ciao. Eccoci Andrea, qua, grazie Mario per l'invito, buonasera a tutti. Grazie a te, ti chiedo un po' d'aiuto stasera, se mi metti certo. Per qualche minuto mi controlli quel signore là che è il padrone di casa, Romualdo, buonasera. Benvenuti, ciao, saluto a tutti. Allora, stasera devi sapere Andrea, lui è molto effervescente, molte bollicine, perché ieri sera a Salisburgo, grande vittoria in Napoli in Champions League. Che bellissima partita, Mario. La più bella partita del Napoli quest'anno. Sì, sicuramente, anche più bella di quella del Liverpool, bella. Grande risultato e c'è tanto bello. Contro la squadra tosta. Ma fortissimo, non perdeva da 70 partite e abbiamo fatto una bella, aveva fatto 3 gol a Liverpool. Poi insegna bella... a Ancelotti, Mandolini, sì, di tutto, si sono ritrovate, è stata una bella festa napoletana. Una bella festa napoletana. Allora, e invece c'è stata una grandissima festa, cari Duccio Andrea, a Roma per Gabriel Batistuta, dove eravate presenti ieri, eravate inviati delle vostre radio a raccontare la conferenza stampa, gli incontri. Ieri sera poi ho avuto la fortuna di assistere all'anteprima, un film davvero molto molto bello, regia, lo ricordiamo ancora una volta, di Pablo Benedetti, toscano, fiorentino, e produzione fiorentina di Marco Mazzinghi con Sense Media, quindi insomma una forte connotazione fiorentina. Allora, della giornata di ieri che vi portate, ragazzi? Ci portiamo dietro l'immagine di un Gabriel Batistuta che non avevamo mai visto e che questo docufilm tira fuori, perché poi è quello che ci ha detto anche lui alla conferenza stampa a cui abbiamo assistito. È bello vedere che c'è un uomo oltre il campione e che ci sono tutta una serie di cose, tra cui la sua vita in Argentina e tutta un'altra parte della sua vita che il solo campo e i gol non avevano descritto. E forse è il bello del cinema anche questo. Andrea, ieri ha parlato molto Gabriel Batistuta, sì. E capita veramente di rado. Mi dici a cazzotto le due o tre frasi che ti hanno colpito di più, sia per quanto riguarda il fronte del film, sia per quanto riguarda la sua vita o magari il calcio. Guarda, non è un caso secondo me che Batistuta abbia scelto di aprire, diciamo così, il suo film per la prima volta, non tanto ai cinefili, non tanto ai giornalisti, non tanto agli amanti di questo settore, ma agli studenti. Lui ha fatto capire fin da subito che è un ragazzo che ce l'ha fatta, era un ragazzo che aveva le idee chiare fin da subito, voleva fare il calciatore e ci è riuscito anche ad altissimi livelli. Ecco, lui vede forse già nei suoi figli lo spaesamento, la difficoltà di chi si trova davanti una vita e deve impostare la propria esistenza perseguendo un sogno. Ecco, lui ha voluto secondo me far vedere che cosa è riuscito a fare uno che ce l'ha fatta. E Mario, non è un caso, forse sì, è destino che l'abbia voluto presentare questo docufilm nel momento forse più difficile della sua vita, a pochi giorni dall'operazione che ha fatto in Svizzera. L'abbiamo visto sofferente, l'abbiamo visto emozionato, ma l'abbiamo visto volenteroso di offrire un esempio ai più giovani, qualcosa da seguire. Romualdo, Diego Maradona, a te molto caro, ha detto recentemente il più forte centravanti che abbia mai visto giocare. Batistuta, senza dubbio, assolutamente, è stato veramente più forte, tanti si ispirano a lui, ma devono veramente giocare tanto e dimostrare tanto per poter avvicinarsi a Batistuta. È stato veramente una gioia vederlo giocare. Tommaso, andremo a vedere questo film perché davvero merita, perché poi è proprio un viaggio introspettivo nel Batistuta uomo, molto più che calciatore, quella storia che mancava e che tutti noi, anche te insomma, l'hai frequentato a quei tempi e che tutti noi in qualche modo non abbiamo raccontato, questa volta non tanto per colpa nostra ma perché Gabriel a quei tempi non aveva voglia, no, di tirare fuori questo lato del carattere. A 50 anni invece si fanno i bilanci di vita. Sì, non avevamo la percezione allora di quello che Batistuta poi, del senso di appartenenza, no, di Batistuta, dello sacrifici che quest'uomo ha fatto anche per scendere in campo, per difendere i colori della Fiorentina, che sta scontando adesso proprio con i problemi fisici, in particolare alle caviglie che ha. Cioè in quel momento lì, quando lo seguivamo, Mario, è vero, non avevamo, sembrava un qualcosa, cioè un intoccabile, una persona che non aveva alcuna debolezza. In realtà le debolezze c'erano, però lui per la maglia della Fiorentina e per l'amore di Firenze riusciva comunque a nasconderle, e anche attraverso delle infiltrazioni che adesso oggi insomma le sta scontando riusciva a superare anche il dolore.
Tra l'altro la nostra regia ha mandato in onda una parte della Standing Ovation monumentale che ieri sera ha salutato la fine del film, è il numero 9 di Gabriel Batistuta. Ripetiamo, ieri sera tra l'altro nel prologo anche un gustosissimo Carlo Verdone, insomma, che chiaramente spingeva dalla parte della Roma, ma ha ricordato tra le altre cose anche il gol di Wembley di Batistuta, ma insomma un film che merita davvero di essere visto. Allora, andiamo invece all'attualità, perché arriva Rocco Commisso, torna Rocco Commisso, abbiamo detto avrà un'agenda ricca di impegni, tra poco lo scopriremo. Romualdo, so che devi scappare, però mandiamo il servizio e poi dopo ti chiedo una cosa su Rocco Commisso e ti liberiamo, che qui ci sono dei grandi impegni, insomma, anche, voglio dire, legati alla cucina che ti reclama. Vediamo il servizio che la nostra redazione ha preparato per noi. Nelle prossime ore Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze. Il presidente farà di tutto per non mancare ai molteplici impegni in programma, tra cui le finali di Fiorentina Women's e Primavera Viola. Domenica alle 12.30 sarà a Cesena per la Supercoppa femminile, la sera invece al Franchi per seguire Fiorentina Lazio, mentre lunedì l'appuntamento è fissato a Bergamo per la Supercoppa della Primavera. Nel giro di poco più di 24 ore dunque Commisso ha la possibilità di mettere in bacheca i primi due trofei della sua gestione. Un'agenda davvero molto fitta, quella del presidente, che prima di ripartire per gli Stati Uniti assisterà anche alle gare contro Parma e Sassuolo in campionato. Campo a parte, comunque, Commisso incontrerà pure il sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Bagno a Ripoli Francesco Casini per discutere ancora di stadio e centro sportivo. Poi dovrà fare il punto sui rinnovi, siglati quelli di Castrovilli e venuti nei giorni scorsi. I prossimi riguarderanno altri due giovani di grandi speranze, ovvero Sottil e Ranieri, in attesa dei primi sondaggi con Federico Chiesa. Per il gioiello Viola è pronta una proposta fino al 2024 con netto aumento del l'ingaggio, ruolo simbolo e garanzie di crescita di club e squadra. Caro Romualdo, torna Rocco Commisso, sì. Servizio firmato dal nostro Gabriele Lachi e molte cose da trattare, centro sportivo, stadio, stare vicino alla squadra che sta andando molto bene. Che ti aspetti in questi giorni? L'altro giorno alle di radio il sindaco ha detto che avrebbero fatto lo stadio, no? Stanno lavorando per... Sindaco di Firenze, Nardella, sì. Ci sono molti sindaci in partita. Sì, scusa. Nardella. Di sottolineare che, sai, è il momento dei sindaci. Sì, giusto. E ha fatto un'intervista, diciamo, vogliono farlo. E credo che lui, se lasciano fare le cose, è una persona adatta, cioè è giusto questo entusiasmo. Intanto il centro sportivo, il terreno almeno c'è. Ha preso... Sì. È uno che mantiene la parola. Ora sì, sta facendo le cose belle, sta facendo bene. Senti, prima di salutarti e ringraziarti, come al solito dell'ospitalità, Castrovilli è tornato a mangiare da te? No, è venuto l'altra settimana, è tornato, ma io non c'ero. Gli ho detto che deve tornare, perché detto, sono volentieri. Fortuna, detto, sì, sì, no, Mi sa che ci viene volentieri. E mi fa piacere anche a me che viene. Certo. Sono molto contento, sì. Grazie Romualdo. Andrea Giannattasi, allora, agenda fitta, sì. Secondo te da dove si parte? Ma intanto, al di là degli impegni che ha a livello istituzionale, quindi io penso che certamente vedrà il sindaco di Bagno a Ripoli, anche perché in sua assenza Gio Barone, gli avvocati Viola hanno concluso l'acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo e hanno portato avanti poi il discorso stadio, e quindi oltre a Cassini e Nardella, penso che Rocco arriverà con la speranza di mettere in bacheca i primi due trofei della sua gestione, perché ricordiamo domenica alle 12.30 la Fiorentina Women's affronta a Cesena la Juventus nella finalissima di Supercoppa Italiana. Lo stesso trofeo se lo contenderanno i Primavera della Fiorentina contro l'Atalanta il giorno dopo alle 20.30 nel rinnovatissimo Gavis Stadium, il vecchio Atleti Azzurri rinnovato da poco con la curva ricostruita. Quindi potenzialmente Mario, oltre a portarsi a casa il centro sportivo e lo stadio, potrebbe mettersi, speriamo, due coppe in bacheca. Certo, sarebbe molto bello che appena arrivato riuscisse a alzare la coppa. Tommaso, vengo da te, tu sullo stadio sei scettico, oppure dopo l'accelerazione straordinaria di Commisso sul centro sportivo si respira un'altra aria? Ma io non sono scettico, proprio perché credo che a questo punto il sindaco di Firenze abbia, insomma, ormai
pungolato probabilmente dall'altro sindaco, cioè da quello di Campi Bisenzio, abbia ormai intenzione di fare assolutamente le cose velocemente e di aprire quindi completamente le porte a Commisso. Per cui se tutto fila per il verso giusto, se non ci sono cioè interventi esterni che bloccano la situazione, a questo punto lo stadio si farà. Il problema magari sarà quanto tempo dovrà passare prima di vederlo. Probabilmente i 2 anni per lo sgombero della Mercafir mi sembrano un po' ottimistici come previsione, però tutto è possibile. Se poi si riesce a farlo nei tempi, allora tra 4 anni e mezzo si potrebbe finalmente vedere questo stadio. Insomma, lo frequenteremo anche noi volentieri, questo stadio. Io credo nell'agenda di Rocco ci sia anche un summit, una parola grossa, una bella riunione di mercato con Barone, Pradè, Antognoni, perché insomma gennaio si avvicina. Sì, gennaio si avvicina e si avvicina anche l'idea, insomma, di rinforzare questa Fiorentina. Innanzitutto speriamo tutti, e probabilmente sarà così, il mercato di gennaio quest'anno sarà un mercato in cui non si cercherà un'occasione ma si cercherà di potenziare una rosa. Bisognerà ovviamente vedere Mario a che punto arriverà la Fiorentina a gennaio, quali giocatori necessiterà, però credo che se a Rocco Commisso ci sarà la possibilità o si sospetti la possibilità di fare 2 o 3 colpi, penso a De Paul, che è un'operazione non andata in porto a giugno, e ecco, a gennaio i rapporti si possono riallacciare. Io ho la sensazione che proveranno a ritornare su Tonali, Andrea, anche se Tonali in questo momento ha degli estimatori all'estero. Dice che Brescia, ci hanno detto, vale già 40 milioni, eravamo lì lunedì. Ce ne siamo resi conto. Anche se posso dire, primo tempo Tonali mi ha riempito gli occhi in un modo pazzesco, devo dire, una pulizia di calcio che si vede soltanto nei campionessi. Ho solo un dubbio, forse legato alla giovanità. Mi dicevano anche a Brescia che ha problemi di tenuta, cioè lui di solito fa 55-60 ad altissimo livello e poi scompare. Il secondo tempo di Tonali contro la Fiorentina è stato nettamente insufficiente, secondo me. Sì, sono d'accordo, bisogna che capire che il Brescia ha affrontato una squadra come la Fiorentina, che penso insieme all'Inter, alla Juventus, sia quella più in forma, sì, in questo momento in Serie A, quindi gioco forza magari è caduto un po' nelle trame di gioco della squadra di Montella. Detto questo, io credo, Mario, che il summit di mercato che andrà in scena in questi giorni non sarà facile, perché io credo che tatticamente la Fiorentina, è vero, in questo momento ha un'identità ben precisa, ma non credo che sia quella definitiva nella viola che verrà da qui alla fine del campionato, o almeno nella testa di Montella. Inizio stagione non si era partiti con l'idea di giocare sempre col 3-5-2, prima o poi andrà sfruttata la punta, andranno sfruttati gli esterni, Sottile, Ghezzal. Quindi se verrà fatto un summit effettivamente di mercato per capire come rafforzare la squadra, al di là delle cessioni che devono essere portate a termine, dovrà essere identificato bene quale reparto la Fiorentina dovrà rafforzare e gioco forza quale sarà il reparto centrale sul quale impostare il gioco della Viola, che avrà la conformazione definitiva. Io non credo che si andrà avanti col 3-5-2, io penso che al di là della Lazio, poi già dalla gara col Sassuolo qualche cambio potrà essere fatto. Ora ci arriviamo, quindi qualcosa nell'aria c'è. Senti, parleranno anche di Chiesa, secondo te, a proposito Battistuta, tra le tante cose che ha detto, deve decidere lui, perché è vero che ha tante richieste e ha la possibilità di andarsene, è altrettanto vero che potrebbe fare anche come me, restare una decina d'anni, ma solo lui può decidere. Sì, magari facesse come Gabriel, vorrebbe dire che Chiesa, insomma, per altri 6-7 anni sarebbe un giocatore della Fiorentina, e questo secondo me sarebbe molto positivo. Su Chiesa io credo che in questo momento, insomma, le critiche, no, che ho letto, che ho sentito anche su Chiesa, siano profondamente ingiuste, perché proprio riallacciandomi a quello che diceva Andrea, in questo momento Chiesa sta giocando fuori ruolo, e questo probabilmente è una cosa che nelle critiche dovrebbe entrare, no? Chiesa sta giocando quasi da prima punta in questa Fiorentina, a modo suo, in qualche modo un percorso anche di emancipazione tattica, al massimo come seconda punta, ma Chiesa ha bisogno di spazio, può giocare, ha bisogno della fascia o comunque di potersi allargare. Come prima punta adesso sta facendo, perché Ribéry rientra a prendersi il pallone, e chi sta davanti? Chiesa, e quindi in questo momento è fuori ruolo, per cui insomma nei giudizi bisognerebbe tener conto di questo. E poi velocemente sul summit di mercato, se poi si dovesse andare avanti col 3-5-2, allora cosa servirebbe? Principalmente 2 esterni? Perché sono lì, la Fiorentina non ha alternative esterni di quinti di centrocampo, no? A tutta fascia, ce ne sono solo 2.
A me risulta, l'abbiamo detto proprio con Luca Lamai in diretta nel Salotto dello Sport straordinario, abbiamo fatto da Brescia la partita, la Fiorentina stia cercando un trequartista, non si parla di centravanti, ma tornando sempre a questo ping pong tra Batistuta e l'attualità, ha parlato benissimo di Ribéry a Roma, ha parlato benissimo di Chiesa, però ha detto secondo me manca un centravanti, che poi questi due vanno lì, mettono la palla, però non c'è uno che attacca la porta, che lui è un grande esponente del sindacato dei centravanti, no? Per cui... mancherebbe altro. Massimo esperto in materia, ma il centravanti Pedro lo stiamo aspettando tutti, ora siamo anche curiosi di capire come sta fisicamente e quando potrà essere impiegato, perché la curiosità è tanto ed è l'acquisto più oneroso della gestione commissa a conti fatti. Vlahovic ha dimostrato di avere le qualità, però per esempio anche lunedì a Brescia chi si aspettava un Vlahovic che entrava e cambiava i destini della partita è rimasto illuso, perché comunque stiamo parlando di un ragazzo giovane e quindi io credo che lì un pensierino vada fatto. Allora restiamo sul centravanti, ma lo facciamo subito dopo aver osservato, come dire, un piccolo pit stop pubblicitario, perché ci sarà un servizio che ci porterà proprio a capire se Montella in questo momento ha intenzione oppure no di cambiare qualcosa domenica con la Lazio, magari facendo giocare un centravanti, magari facendo giocare Vlahovic. Aspettate lì perché arriviamo tra pochissimo. Alla possibilità di vedere in campo un centravanti contro la Lazio ci arriviamo tra pochissimo. Prima sfogliamo il brivido sportivo da non perdere, come al solito lo troverete fuori allo stadio nei punti dedicati, insomma un ottimo modo per ingannare l'attesa e arrivare al fisco inizio Fiorentina Lazio. Ci dai i due o tre punti più belli? Intanto la copertina, abbiamo preso spunto dal coro della curva che è diventato un po' un tormentone, no? Firenze è carica e quindi questo è il momento, stiamo attraversando un momento di grande entusiasmo e la Fiorentina deve cercare di sfruttarlo, nonostante con la Lazio sarà una gara molto difficile, molto, molto complessa, perché siamo di fronte a una delle squadre più continue degli ultimi anni, più forte degli ultimi anni, con un Immobile insomma in questo momento stratosferico, e non solo lui, fosse solo il problema di Immobile. Poi all'interno tanti contributi, tante interviste, segnalo per esempio quella al dottor Manzuoli, un pezzo di storia anche lui della Fiorentina, parlavamo di Batistuta, no? Manzuoli è stato uno che ha curato Batistuta in quel periodo, tutto quel periodo di Firenze, di Batistuta, in quei 9 anni per Batistuta, 10 per Manzuoli, che dal 92 al 2002 è stato medico sociale della Fiorentina, che è anche un doppio ex perché è stato medico sociale della Lazio, portato da Mancini in una stagione, e tra l'altro Manzuoli, che anche, e ce l'ha ricordato, ha anche vinto in carriera un qualcosa di importante, oltre ai trofei con la Fiorentina come medico, anche la Coppa UEFA col CSKA a Mosca nel 2004. Questo è un successo che ha ottenuto andando anche all'estero, quindi insomma abbiamo fatto una chiacchierata a tutto tondo interessante, spero. Quindi vivi lo sportivo da sfogliare e poi da tenere, che uno se lo porta a casa e magari ci ritorna sopra con più calma. Dunque vediamo nel servizio e ascoltiamo nel servizio di Gabriele Lachi a cosa potrebbe pensare in questo momento Vincenzo Montella. Dopo il pareggio di Brescia che ha rallentato la rincorsa della Fiorentina in classifica, è già il momento di pensare alla prossima di campionato. Domenica sera al Franchi infatti arriverà la Lazio, reduce dall'impegno in Europa League. Una sfida a cui assisterà anche il presidente Viola, Rocco Commisso, che tornerà a Firenze nelle prossime ore. L'obiettivo è continuare la striscia positiva di 3 vittorie e 3 pareggi e sarà una partita molto speciale per Badel e Caceres, ex di turno. Il croato l'anno scorso ha indossato la maglia biancoceleste per 25 volte siglando una rete prima di tornare in riva all'Arno. Per il difensore uruguaiano invece un'esperienza da gennaio 2018 a gennaio 2019 con 18 gettoni e una rete. Montella, che dovrebbe riproporre ancora il 3-5-2, schieramento speculare ai biancocelesti di Inzaghi, sta pensando all'inserimento di un centravanti di ruolo. Potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Vlahovic, che contro il Brescia, partita in corso, non è riuscito ad incidere, anzi negli istanti finali di gara ha ostacolato la conclusione a rete di Castrovilli. Il giovane attaccante serbo comunque ha la fiducia di tutti e pare in netto vantaggio su Pedro, ancora in ritardo di preparazione. L'interrogativo di Montella è se schierarlo subito dall'inizio oppure, come a Brescia, a partita in corso. L'allenatore Viola, che avrà qualche risposta in più nel corso dei prossimi allenamenti, potrebbe decidere di riproporre per l'ennesima volta il 3-5-2 titolare senza variazione di interpreti, per far spazio invece al turnover contro Sassuolo e Parma, 2 impegni molto ravvicinati.
Duccio Mazzone, ci pensa davvero a un centravanti Montella? Ma io credo di sì, anche perché poi insomma gli piacerà anche a lui vedere insomma questa Fiorentina con un centravanti. Poi lunedì è stato emblematico, insomma, come con l'ingresso di Vlahovic la Fiorentina abbia creato più occasioni, perché non sempre Chiesa e Ribéry possano spaccare la partita come l'hanno fatto prima della sosta, e quindi credo che anche per dare una variante tattica diversa. Parlavamo prima del Napoli. Il Napoli nella parte iniziale della stagione è stato tenuto in vita da Llorente, un attaccante che poi la Fiorentina aveva seguito, quindi me lo immagino. Immagino Montella ci pensa un numero 9 vero. Andrea Giannattasio, il momento giusto può cambiare oppure... Secondo me non con la Lazio, perché la Lazio è una squadra nettamente più forte di tutte quelle che la Fiorentina affronterà in questo miniciclo che porterà fino a inizio novembre, quindi credo che si debba andare con le certezze. Poi arriverà il Sassuolo, poi il Parma, poi il Cagliari, ecco lì credo che a quel punto la Fiorentina dovrà aver già cominciato ad avere una fisonomia un po' diversa, perché poi a lungo andare, Mario, le squadre cominciano a conoscere la Fiorentina, e quindi... Ha un potenziale in panchina non sfruttato, Vlahovic, Boateng e spero Pedro presto. E poi Montella l'ha fatto capire in conferenza, il centravanti che tanto piace a noi giornalisti piace anche a lui, e quindi presto lo vedremo. Se mai più Vlahovic e Boateng, che sì. Oggi tra l'altro ha firmato gli autografi a Campi, no? Sì, se parliamo di centravanti nel vero senso della parola, certamente Montella dovrà optare per Vlahovic, anche perché Boateng è un falso centravanti, diciamo così. Io spero però che successivamente si potrà vedere anche Pedro, perché oggettivamente è un investimento molto importante per la Fiorentina, e sarebbe insomma a questo punto, non forse con la Lazio, proprio perché si tratta di una squadra molto difficile da affrontare, quindi non adatta per gli esperimenti, ma presto dovrà essere comunque valutato Pedro. È un investimento, ripeto, importante, si è visto non eccezionale, ma a segnare anche col Brasile Under 23, quindi credo che prima o poi dovrà trovare spazio questo giocatore, che a me intriga un po', insomma vorrei capire che tipo di giocatore... Curiosi. Sì, l'ho visto, intravisto in primavera, però è chiaro, poi visto sul campo in Serie A, potrebbe essere un giocatore importante per questa Fiorentina, almeno lo speriamo. Tra l'altro Fiorentina, come aveva detto, domenica sera in campo alle 20.45 al Franchi con la Lazio, e poi mercoledì di nuovo in campo a alle 21 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A proposito, prezzi per il settore ospite 25 euro, questo è il listino. Insomma, una settimana tosta, eh? È una settimana tosta, ma da qui fino alla prossima sosta sono tutte partite belle, un miniciclo. Montella ha detto capiremo chi siamo dopo queste 5 partite, quindi siamo curiosi di capire cosa sarà della Fiorentina. Cosa sarà davvero della Fiorentina? Senti, tu segui anche molto i giovani della primavera, c'è questo appuntamento lunedì sera, però l'Atalanta, dicevi, guarda, in macchina l'altro giorno è molto più forte la Fiorentina. Così. Sono passate 5 giornate di campionato, in primavera l'Atalanta ha vinto tutte e 5 le partite, ha segnato 17 gol, quindi la media è 3,4 gol a partita, e ha subito 4 reti soltanto. Fanno giocare anche Barro là davanti? No, non credo, no. Però c'è il fratello di... dell'ex giocatore dell'Empoli che voleva Traoré, scusate non mi veniva il nome, che fa benissimo, ma non è soltanto l'unico calciatore dal quale guardarsi. La Fiorentina potrà contare su Montiel. Noi abbiamo fiducia però in questa Fiorentina di Bicicca. Potrebbe scendere anche Vlahovic, non è detta ancora l'ultima parola, però Mario, è un impegno veramente molto difficile. Ribadiamo che così come per le ragazze di 58 domenica, anche a Bergamo lunedì potrebbe essere presente Rocco Commisso. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze di 58 a Cesena domenica alle 12.30, finale Supercoppa Italiana, che non hanno vinto la Coppa Italia, la Juventus lo scudetto, e quindi grande finale. E poi lunedì invece alle 20.30 nel nuovo stadio, che non è più Atleti Azzurri Italia, ma Gavis Stadium, e lì ci sarà appunto la grande Fiorentina di Emiliano Bicicca. Beh, tutto sommato in finale è bello arrivare con ruolo di sfavoriti, perché poi talvolta si ribaltano i pronostici. Mario, talvolta... fammi dire, sì. È la quinta finale degli ultimi 3 anni che gioca la primavera. Sì, sì. Ma il settore giovanile della Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, non negli ultimi anni, da più di un decennio. Il problema è che poi, come abbiamo detto spesso, molti giovani sono stati mandati via. Grazie a Tommaso Borghini in Bibbio Sportivo, Duccio Mazzone Lady Radio e Andrea da Giannattasio, Radio Bruno e Firenze Viola.it. Grazie a Matteo Fagioli per le riprese in esterna, e naturalmente grazie alla nostra regia coordinata appunto nello studio centrale di Aereo Tutto in Totto. Col Salotto Viola è tutto, ci rincontriamo domani, vi stiamo preparando una sorpresa in esterna e parleremo naturalmente di Fiorentina. Grazie a tutti voi, buona serata.